Allora ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì. Venerdì 5. 5. Fatemi vedere, prima di fare. Sì, 5. 5. 8, 22. Allora, sono qui, strada statale 309 Romea, a mio parere la migliore, la più bella strada in Italia. Lo dico sempre ogni volta che la faccio, per me è una strada bellissima. Peccato che non la faccio tutta, altrimenti avrei goduto ancora di più. Vabbè, un altro discorso. Ho scaricato a Musina di Piave il vetro, ho ribaltato il vetro e adesso vado a Camanella Po a caricare terriccio. Oggi c'è il fermo alle 14, alle 16 scusate, vediamo cosa succede, altrimenti mettiamo in pratica le agevolazioni che abbiamo per la Sardegna, per i veicoli diretti in Sardegna. Ci facciamo mandare il biglietto della nave, facciamo 2 ore di pausa e poi alle 8, alle 6 riparto e vado giù a casa. Quindi la giornata, diciamo, non è messa male. Ho dormito là, sono partito ieri sera, ieri pomeriggio sono arrivato ieri sera su a Musina di Piave. Allora ragazzi, mi avete scritto a più riprese qual è il viaggio che ti è piaciuto di più, qual è il viaggio che... Allora, il viaggio che mi è piaciuto di più, ne ho tanti, ne ho diversi. Quelli specialmente con l'esplosivo, no? Quando andavamo scortati da carabinieri, che non c'era fretta, non c'era niente, con i carabinieri poi erano sempre i soliti che ci scortavano tutte le volte che facevamo viaggi, quindi si era instaurato un rapporto, ragazzi, bravissimi, del campo d'erba di Livorno. Ma è un altro discorso. Il viaggio che mi è piaciuto più di tutti è stato il viaggio in Portogallo, quello che ricordo con maggior benevolenza. Poi ne ho altri, ho una Rinos in Spagna, proprio nel centro della Spagna, ho Bilbao, ho Santander, Salamanca, ne ho di viaggi che mi sono piaciuti, però quello del Portogallo è quello che mi è piaciuto più di tutti. Lì dovevamo andare a recuperare della merce, c'era stata una grande esercitazione NATO lì in Portogallo, con partenza dall'aeroporto di Villarreal. L'aviazione partiva di lì, dall'aeroporto militare di Villarreal, fra Lisbona e Porto. E praticamente eravamo in 3 camion, ci fu assegnato il viaggio in 3 macchine, io, Gabri e Alessandro Cico, Cicchitto, ma per noi Cico, che saluto, so che ogni tanto ci sentiamo, mi guarda. Allora, siamo partiti un mercoledì sera da Livorno con Grimaldi. Carichi di carta prodotto finito della Burgo, quello per stampare libri. Destinazione Leganes, periferia di Madrid. La nave che abbiamo preso faceva Livorno, Vado Ligure. Da Vado Ligure andava a Barcellona, Barcellona, Valencia. Quindi siamo arrivati a Valencia verso il mezzogiorno, l'una, quell'ora là. Fra sbarcare una sega all'altra, partire, uscire. Per andare a Madrid c'erano quasi 400 km, siamo arrivati a Madrid in serata. Siamo arrivati a Madrid nel tardo pomeriggio, prima serata. Intanto il capo aveva telefonato ad Alessandro e gli aveva detto che lui non avrebbe proseguito per il Portogallo, ma avrebbe scaricato, ricaricato lì vicino e ritornato in Italia. Quindi eravamo rimasti in 2, io e Gabi. Comunque la sera la passammo insieme, tutti e 3. Poi la mattina ognuno andò a scaricare dove è, poi telefonicamente io e Gabri ci dovevamo trovare. Beh, ci fu subito un disguido, lui prese una strada, io ne presi un'altra,
comunque ci tenevamo in contatto, dopo un centinaio di chilometri ci ritrovavamo. Praticamente facemmo tutta una strada normale da Madrid, diciamo, da Leganes, da Madrid fino a Villarreal. Escluso il pezzo lì di Madrid per uscire da Madrid, le tangenziali. Poi seguimmo tutte le carte, avevamo le carte perché navigatori non le avevamo, non avevamo neanche la connessione, insomma, sono 7-8 anni fa, 6 anni fa. E come si dice? Con la carta abbiamo seguito, siamo passati da Alcantara, abbiamo fatto la frontiera fra Spagna e Portogallo ad Alcantara. La dogana, la frontiera dogana lì per sé era anonima, una tettoia come tutte le dogane, con i lampeggianti giallo e rosso e verde, no? Però non essendoci più i doganieri, passavi e te ne andavi. Bandiera della Spagna, bandiera del Portogallo. La sorpresa fu appena passata la barriera, che ci fu un paesino bellissimo, un paesino completamente bianco. Quei paesini che davano l'impressione dei film di Sergio Leone, no? Dove sembrava di vedere uscire da un momento all'altro Pancho Villa con la pistola. Bellissimo, un paesino con la pavimentazione lastricata. E abbiamo attraversato questo paesino, poi da cima vedevamo una diga laggiù, dopo, vedevamo una diga con un invaso bello. Guarda là, guarda bello, e ci siamo passati proprio sopra, alla diga, ci siamo passati proprio sopra. E abbiamo fatto la diga, scesi giù, siamo arrivati a Villarreal in tarda serata di venerdì. Venerdì ci fu rimandato tutto a lunedì mattina. Chiesi ad ottenni di lasciare i semirimorchi lì al parcheggio dell'aeroporto, e con i trattori andammo a Leira, che per chi mastica di calcio è la prima squadra dove ha allenato José Mourinho come allenatore di calcio, no? In seconda divisione, mi sembra, portoghese. Siamo andati lì a Leira, siamo parcheggiati proprio lì vicino allo stadio, e poi siamo andati a mangiare, siamo andati a fare le cose che dovevamo fare. La mattina dopo abbiamo preso i trattori e siamo andati a vedere l'oceano. Siamo andati a vedere l'oceano, siamo andati un po' in giro con i trattori e siamo andati, non mi ricordo, lì anche se la stagione non era di mare, era mi pare marzo. Comunque siamo andati lì in un posto che sarebbe stato di mare. Abbiamo mangiato lì e siamo ritornati all'aeroporto per fare le ore per poi di pausa, per poi lunedì mattina ripartire in sicurezza. Siamo parcheggiati un po' più vicino a un centro commerciale, siamo stati lì. E lunedì mattina siamo andati a caricare, ma c'era già dei camion stranieri, c'era degli olandesi, c'erano tre olandesi, perché ogni nazione aveva partecipato a questa esercitazione, però che caricavano erano solo gli americani. Finito di caricare loro, caricarono noi, ma poca roba, perché non è che ci caricarono pesante, no? Io caricai dei serbatoi supplementari, quelli che stanno attaccati sotto le ali degli aerei, delle casse, dei ricambi, tutta merce facilmente legabile, tutta merce. La sorpresa fu quando andammo a prendere il CMR, perché noi eravamo d'accordo con la ditta, disse telefonate, vediamo un po' se acceleriamo i tempi, vi facciamo ritornare con la nave via strada, vediamo. Quindi noi potevamo scegliere, avevamo abbastanza libertà o di partire anche da Valencia o da Barcellona, dipende, no, l'orario, se la nave oggi non è a Valencia andiamo a Barcellona, stasera ci imbarchiamo magari. E invece quando andammo a prendere il foglio vedemmo che praticamente ci avevano assegnato un percorso, gli americani lo facevano, ci avevano assegnato un percorso che era tutto via strada, tutto via strada. 1950 km circa da Villarreal a Livorno, e a mezzogiorno, luna, partimmo e via, 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 via.
facemmo la dogana, non facemmo più Alcantara, il percorso che ci avevano segnato loro, sfiorava Lisbona, poi saliva su, adesso non mi ricordo paese, e passammo la dogana, posto anonimo lì, non ci accorgemmo nemmeno se non c'era la bandiera del Portogallo e della Spagna, dopo ce ne eravamo nemmeno resi conto. E però io ero entrato in fissa per andare a Biarritz, no? Io volevo fare tappa a Biarritz, siccome c'ero stato qualche anno prima con un altro viaggio, facemmo in due autisti, poi vi racconto anche quello. È un posto scicchettoso, è un posto da nerd, no? Un posto dove di surfisti, di hipster, di quei personaggi lì, che mi piaceva, a me quei posti lì piacciono, sulla costa atlantica, sì. E soltanto che avevamo il semirimorchio, capito? Non potevi andare giù, guai a sganciarlo. Quindi praticamente quella volta lì di Biarritz non vedi nulla, non feci nulla, vedi solo il cartello. Però ci fermammo in un punto che si vedeva il mare giù, l'oceano, per far la notte lì, dove praticamente c'è un'erosione, no? C'è un'escursione, un'alta marea di 7-8 metri là. Allora vedevi lo scoglio che era stato mangiato, no? In forma circolare. La mattina vedevi la spiaggia, la gente che passeggiava sulla spiaggia. Nel tardo pomeriggio e alla sera la marea, quando era salita, non vedevi più nulla. Era salita di 6-7 metri e copriva praticamente lo scoglio, arrivava sotto lo scoglio, sotto l'incavo dello scoglio. E quindi, però fu un'esperienza anche bella, anche Gabri gli piacque perché non l'aveva mai visto, lui non era venuto la volta prima. Poi da lì la mattina siamo ripartiti e siamo andati giù, siamo arrivati quasi in Italia. Abbiamo fatto Carcassonne, Tolosa, mi sembra anche, no, non mi ricordo, vabbè. Comunque c'era i Pirenei, lì ci sono la zona pireneica, no? C'è un'area di parcheggio su reclamizzata in francese. Praticamente dentro c'è un monumento ai Pirenei, praticamente alle corse ciclistiche che fanno lì sui Pirenei, non so che corse, non sono un appassionato di ciclismo. C'è un monumento con delle biciclette stilizzate, ma grande, bello, un bel monumento dentro quest'area di parcheggio. Facemmo la sosta, poi siamo ripartiti, siamo arrivati nella zona di Arles, lì, quella zona di là, della Provenza. Ci siamo fermati lì. Ci siamo fermati lì per la notte. Siamo usciti dall'autostrada perché lì la conoscevamo, lì ci andavamo abbastanza spesso in quella zona della Francia. Siamo andati là e nulla. La mattina quando ci siamo alzati c'era dei locali, c'era di quei locali che hanno loro, che non è che fanno trattoria, ma fanno del, vabbè. Scemo la notte lì, la mattina quando ci siamo alzati arriva la gendarmeria con tre polacchi dietro, che si erano fermati a fare la sosta su qualche area di servizio su in autostrada, e l'avevano rubato il gasolio, avevano svuotato il serbatoio del gasolio. Erano lì con la gendarmeria per fare la denuncia. E poi la mattina dopo siamo ripartiti e siamo ritornati in Italia. E siamo stati fuori, mi sembra, 6-7 giorni, 8 giorni, non ricordo bene. E quello è stato l'unico weekend che ho fatto fuori, l'unico sabato e domenica che ho fatto fuori da quando faccio il camionista. Non ho mai, tutta la mia carriera non l'avevo mai fatto, e sinceramente spererei anche di non farne più, ma sicuramente non ne farò più. E niente, quello è il viaggio che ricordo con maggior. Poi c'è un altro, quello di Bilbao, dove siamo andati in due autisti perché lì dovevamo caricare
merce esplosiva, ma lì avevamo lo Scania nuovo di zecca, ma quello vecchio. Avevo lo Scania blu, quello col cambio manuale. E là si andò a Bilbao in due autisti, ma poi ve la racconto. Non servì a niente, si andò là per... ci fu un disguido. Alla fine facemmo una girata in due, una tirata pazzesca anche lì. Per niente, dai. Tutto qui, viaggio, quello lì che mi è piaciuto più di tutti è stato il Portogallo. Posto indietro a noi anni luce, eh. Giravano... quell'anno lì giravano ancora Mercedes 190, vetture, parlo, e Fiat Ritmo. Se vedete nel canale mio, il video di presentazione, c'è una Ford Escort RS arancio, è lì, lì siamo lì nel piazzale dello stadio. A un certo punto apparve queste macchine demodé, antiche, vecchie, nuove, rimesse a nuovo, che si divertivano a fare dei cerchi intorno a un palo lì, ma c'è qualcosa, ma ci sono dei video anche del Portogallo. E poi al mattino, quando ci siamo alzati della domenica, c'era in corso il mercato domenicale lì. Ma non vi dico neanche, cioè è roba che qua nella, io non l'ho mai visto, io che ho 63 anni non l'ho mai visto vendere ancora gli animali, no? Le gabbiette con i polli, vendere, ma tutta roba vecchia, tutta roba antica, i furgoni non hanno la tenda come le nostre, no? La tenda quella che esce fuori dal furgone. E idraulica lì, com'è, pneumatica che esce fuori, no, là tutto teli tirati con le corde, con le cime, legati a dei sacchi di sabbia, proprio non mi fece una bella impressione il Portogallo, no. Non mi fece un'impressione di nazione moderna. Nulla, adesso sono qui a Chioggia, ce la vediamo e ci salutiamo. Ciao a tutti ragazzi.